Dopo 3 mesi, a che punto siamo? Niente, ci siamo subito mossi per approfittare di questo fondo che ha messo a disposizione il Ministero per presentare progetti per quanto riguarda lo sviluppo turistico e culturale del territorio. Il Patto Sangraventino, diciamo che comprende 60 comuni della Vallata del Sangro, di cui oltre ai comuni della provincia di Chieti ci sono anche 13 comuni della provincia dell'Aquila. Ci siamo mossi per creare un bando ad hoc per sostenere e finanziare tutti quei progetti che arriveranno sia dagli enti pubblici e sia da operatori nel campo privato. Finora ci sono state risposte? Fortunatamente appena abbiamo messo a disposizione, diciamo, abbiamo pubblicizzato quella che è questo bando, stiamo ricevendo diverse risposte dal territorio, sia da parte di enti pubblici che da parte di privati. Più che altro è un sostegno alle attività imprenditoriali private che operano nel settore del turismo. C'è un ammontare massimo di questi fondi destinati alle piccole e medie imprese, ma anche al pubblico, no? Come diceva lei. Sì, ci sono abbiamo messo dei tetti, diciamo, minimo e massimo per dare la possibilità anche ai piccoli operatori nel settore turistico di presentare dei progetti. I progetti avranno una valenza di avere un contributo a fondo perduto che è del 60% per i privati e del 90% per gli enti pubblici. Gli importi sono raggiungibili perché partiamo da un minimo di 120.000 euro fino a un massimo di 250.000 euro, però volevamo stimolare un po' il territorio, sia quelle piccole attività turistiche che hanno sempre difficoltà, ma vogliamo alzare un po' il livello della qualità dei servizi sul bacino del Sangroventino. Insomma, un'occasione da cogliere al volo. Per presentare le domande c'è tempo fino a quando? Attualmente c'è la scadenza del 10 dicembre, quindi vogliamo stimolare un po' tutti gli operatori ad adoperarsi affinché presentino dei progetti innovativi. Su questo voglio rimarcare perché dobbiamo essere bravi ed innovativi da presentare dei progetti validi al Ministero. Un'ultima cosa, Primavera, dove si può visionare il bando? Basta andare sul sito del Patto Sangraventino, lì potranno scaricare tranquillamente il bando e quindi tutte le procedure per presentare i progetti.